partiti del cavallo del Beraguardo 2011. Veloce Dusvi che figura subito in primissima linea andando a prendere il comando delle operazioni su Apro Lunare Iriclon all'interno del Rock, a ridosso integra le Rock Horse, poi Mike che lascia in coda Tutankhamon, Dusvi in testa e lo fa in maniera bella decisa su Iriclon che rimane in seconda posizione al largo avendo di dentro in giubba rosa Apro Lunare, a ridosso Rock Horse che tiene al suo esterno Integral, di dentro invece del Rock in giubba blu col cap giallo seguito dalla giubba viola di Malk che lascia in coda Tutankhamon. In questa fase ha respirato Dusvi contribuendo ad una decelerazione da parte del ritmo e ne approfitta Apro Lunare per andare a prendere posizione al suo interno, due seguiti da Iriclon e Rock Horse, all'esterno Integral, poi del Rock, Malk e Tutankhamon. Dusvi e Apro Lunare che sono tallonati da Iriclon e da Rock Horse, i quattro in vantaggio sul resto del gruppo che è già tutto abbondantemente accompagnato, con Dusvi che allunga su Apro Lunare, Rock Horse prova a farsi sotto, poi Iriclon, Integral, Tutankhamon al largo di tutti e del Rock, Dusvi in fuga, da Rock Horse prova ad avvicinarsi, seguendo ancora le mosse, poi Iriclon in lunga progressione, lo scatto di Rock Horse prova ad andare su Dusvi, Iriclon per corsie larghe di dentro del Rock, Rock Horse che aggancia e passa su Dusvi e allunga in maniera decisa, poi Iriclon, Rock Horse in piena spinta su Dusvi, Iriclon del Rock, Rock Horse, il cavallo Rock che viene ancora a concludere su Iriclon che fa il secondo, poi Dusvi e al terzo un ottimo del Rock. Rock Horse quindi si prende la rivincita sul suo avversario e questa volta vince ancora una volta Dario Vargiu, ancora una volta Bruno Ghizzetti per i signori Borsani ai colori.